Onorevole Paolo Russo, lei oggi qui al Guacci Day ha parlato di un debito purtroppo nel sistema sanitario regionale e nazionale. Quali prospettive può offrire la politica ai giovani che oggi intraprendono la professione farmaceutica di farmacisti? Intanto il debito è frutto di cattive gestioni del passato, il deficit si sta riducendo, quindi indichiamo una prospettiva positiva in un'ottica duplice che deve essere da una parte nei confronti dei professionisti della sanità, mi riferisco ai farmacisti, ma mi riferisco anche alle altre figure professionali, dai medici a tutte le altre figure. Di questa che interpretano questa domanda di salute che è sempre crescente. Ma accanto a questo modello, noi dobbiamo dare una risposta anche ai cittadini su questo fronte e deve essere una risposta sempre più appropriata, sempre più adeguata, alle esigenze. Partendo da un dato, il dato a cui vorrei fare riferimento è che, è necessaria una perequazione nazionale sull'aspettativa di vita. Se nella nostra regione vi è un'aspettativa di vita inferiore di più o meno 2 anni rispetto alla media nazionale, vuol dire che bisognerà investire su questo fronte e occorrerà una solidarietà nazionale che intervenga su questo delta. Credo che sia la partita da misurare non soltanto sul fronte dei costi standard, o dell'appropriatezza delle cure, anche sulla capacità di investire per ridurre questo gap. Onorevole, oggi è stato approvato, come diceva prima, un decreto importante in questo senso. Sì, oggi lo andiamo ad approvare per la verità, un decreto che ancor meglio definisce le opportunità anche dal punto di vista della ricerca nel mondo della salute, ma soprattutto sono contento di essere qui, che è un luogo del fare, non soltanto la sanità declamata, ma la sanità attraverso il sistema delle imprese sane, di quelle che misurano l'utile, ma utilizzano quell'utile anche in chiave economico-sociale. Ecco quanto è importante l'apporto delle imprese private per offrire questa prospettiva di cui parlavamo ai giovani. Guardi, la salute a mio avviso va governata da un sistema duale, da una parte un sistema pubblico efficiente ed efficace, d'altra parte un sistema privato che si possa misurare e possa competere. Credo che da questa competizione possa solo nascere una prospettiva positiva, un'aspettativa positiva per il cittadino. Bisogna evitare che ci sia una statalizzazione, bisogna evitare che ci sia una privatizzazione esasperata. Come sempre, con giudizio, bisogna utilizzare le leve dell'economia, ma anche le leve, della prospettiva sociale. Ecco, utilizzare le leve della prospettiva sociale, in questo senso il Guacci Day di oggi è un esempio appunto dell'importanza, del ruolo fondamentale che anche i privati svolgono oggi nella gestione del sistema sanitario nazionale. Grazie, onorevole Grazie a Paolo voi. Russo. Grazie a voi.